in questo numero del Salus TG. Cardiologi lanciano app per fare sport salva cuore. Basta bruttagrafia dei medici, dal Ministero della Salute guida anti-errori nelle terapie. L'esperto: mancano vaccini anti-influenza in tutta Italia. Fare sport è un farmaco per il cuore, ma va praticato alle dosi giuste per evitare effetti collaterali. Nasce così il progetto Percorso, la campagna educazionale della Società Italiana di Cardiologia, presentata a Roma in occasione del 79° Congresso Nazionale. Dal 21 gennaio sarà disponibile un'app gratuita che manderà in pensione il contapassi e consentirà di costruire il proprio profilo clinico grazie ad un coach virtuale. Il messaggio che dobbiamo dare è: muoversi, esercizio fisico, qualunque strumento si utilizzi e qualunque messaggio deve essere orientato, e questo sarà focalizzato soprattutto a diffondere l'informazione che l'esercizio fisico fa bene. A chi non è mai capitato di rimanere interdetto leggendo una ricetta per i farmaci scritta dal proprio medico? Dalla calligrafia non leggibile a sigle e simboli per la posologia non proprio chiari. Ora arrivano le raccomandazioni del Ministero della Salute per prevenire gli errori in terapia conseguenti all'utilizzo di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli non standardizzati e promuovere l'adozione di un linguaggio comune tra medici, farmacisti e infermieri. Mancano i vaccini antinfluenzali in tutta Italia. Le aziende sono senza scorte. Colpa degli ordini delle ASL prudenti e delle produzioni limitate, ma forse anche della rinnovata fiducia nelle vaccinazioni. Lo scrive su Twitter Carlo Signorelli, past presidente della Società Italiana di Igiene e ordinario di igiene all'Università di Parma.